più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buonasera a tutti, buonasera Barbieri, Italia del Rispetto, lei ci ha contattati perché vuole portare all'attenzione di chi ci segue un problema che le è stato segnalato da un gruppo di cittadine, come lei ci diceva, tutte donne, che ancora una volta a qualche giorno di distanza da un servizio proprio nostro relativo ai ciclisti sui marciapiedi, riguarda una cattiva abitudine dei vogheresi. Ecco, vuole raccontarci di cosa si tratta? Allora, questo gruppo di cittadine ci ha contattato segnalandoci che in fianco ai cassonetti che sono vuoti vengono posti dei sacchetti dell'umido, plastica, carta. Per i cittadini ovviamente ci sono delle problematiche importanti anche a livello di odore proprio, no? Perché può essere fastidioso. Infatti, questo è proprio vero. Un esempio è il gruppo di cassonetti in fronte al Gulliver in via Cavour. Infatti, io stesso ci passo sempre in fianco e è sempre pieno di sacchetti, nonostante questi cassonetti siano praticamente vuoti. Parliamo tra l'altro di una zona centrale, non di una zona dispersa in periferia, ma in Piazza Duomo praticamente. Una zona centralissima. Io penso che molti vogheresi, anzi la maggior parte, abbia un certo senso civico, per cui sono quei pochi che lasciano i sacchetti al di fuori dei cassonetti che ledono l'immagine della città. Ecco, quindi lei a nome di queste cittadine cosa chiede agli organi di competenza? L'Italia del Rispetto chiede agli enti competenti di poter sanzionare questi individui, chiamiamoli così, stante il fatto che anche molte città del nord, del centro, del sud hanno già applicato sanzioni in tal senso. Quindi la richiesta è quella di sanzionare? Esatto, infatti chiediamo all'ente preposto, in questo caso l'ASM, di attuare una maggior sorveglianza e ai vigili di dare sanzioni proporzionate al fatto.